Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Perché il sindaco di Bergamo ha avviato e ha avuto anche una risposta naturalmente favorevole, un gemellaggio proprio con la città di Bucha, che è la città ucraina dove, lo ricordate, insomma, ci sono stati i crimini di guerra più mostrati dalle, ricordiamo tutti le immagini, i morti con i cadaveri con le mani legate, con i segni di quelle che sono esecuzioni. C'è l'inchiesta del tribunale dei tribunali penali per crimini di guerra. Quelle immagini però restano di fronte a noi, e per la verità proprio oggi, arrivo subito sindaco da lei, però lo vorrei far vedere dal tablet, il New York Times ha pubblicato tre video, ce n'è proprio, ecco, li state vedendo da Twitter, che mostrano appunto dei militari russi abbiano circondato e poi ferito anche e poi portato a esecuzione, quindi ucciso degli almeno 8 uomini ucraini in Bucha, e la data è quella del 4 marzo, quindi sono, diciamo, ulteriori evidenze. Sindaco, l'iniziativa, se ce la può raccontare, e anche il fatto che è stata accolta, in cosa si concretizzerà? Ma io ho pensato di scrivere al sindaco di Bucha quando gli amici del CESVI, che come forse sapete è una importante ONG italiana nata a Bergamo appunto, mi hanno detto che sarebbero andati in quella zona, prima ONG europea ad avere il permesso di entrare in Ucraina, e quindi ho affidato loro una lettera indirizzata ad Anatoly Fodoruk, che è il sindaco di quella città. Per la semplice ragione che sono rimasto, come credo tantissime altre persone, molto colpito da quello che è accaduto a Bucha, dai massacri che le milizie russe hanno perpetrato ai danni della comunità di Bucha. E quindi gli ho detto: guarda, mi piacerebbe poter aiutare. Sono il sindaco di Bergamo, sono il sindaco di una città che in un tempo recente, per tutt'altra ragione, si è guadagnata a suo malgrado il titolo di città martire. In questo caso, vi ricordate, fu per il Covid due anni fa, quando Bergamo fu colpita in modo molto violento dalla prima ondata della pandemia, e credo che Bucha sia nel cuore della comunità internazionale in questo momento un po' il simbolo di quello che sta accadendo in Ucraina, della guerra in Ucraina, e quindi vorrei cercare di aiutare con lo stesso spirito con cui ho lavorato in questi due anni per cercare di far rifiorire la mia comunità. E ho affidato questa lettera, che ha avuto un riscontro positivo. Ci siamo due giorni fa sentiti per quasi un'ora in videochiamata, e quindi mi ha raccontato delle cose in più. Per esempio, ho saputo che a Bucha risultano ufficialmente decedute per uccise dai russi 450 persone, ma ne mancano ancora molte all'appello. È una città che ha 53.000 abitanti e arriva a oltre 70.000 considerando i 13 piccoli villaggi che si trovano a poca distanza. Quindi da 70.000 persone a un certo punto ne sono rimaste 3.500 e tutte le altre sono scappate. Ora ne sono ritornate 15.000 perché la città è stata liberata, come tutta quella regione vicina a Kiev. Ma ancora appunto molte persone non sono disperse, quindi non se ne conosce la sorte. Mi parlava Fodoruk di persone che sono state portate in Russia, deportate attraverso la Bielorussia anche. E quello che io penso noi potremo fare attraverso il CESVI e attraverso la mobilitazione, che io credo potrà esserci appena avremo anche in qualche modo formalizzato questo gemellaggio, io andrò in Consiglio Comunale lunedì, esattamente come il Consiglio Comunale di Bucha ieri ha formalmente approvato l'idea di una relazione speciale tra Bergamo e Bucha, potremo cercare di chiamare a mobilitazione le nostre imprese, i nostri volontari. Ho parlato con gli alpini, ho parlato con Fartigianato, Confindustria, e da tutti ho avuto la disponibilità a fare quello che sarà possibile, sarà necessario e prioritario secondo gli amici ucraini.
Quindi cercheremo di dare un contenuto concreto, anche, penso anche ad una relazione sul piano della cultura, perché so quanto la cultura sia stata importante in questi 2 anni per dare un po' di fiducia a Bergamo in questa sua ripresa, e quindi credo che sia interessante, insomma, poter lavorare anche su quel piano. Che effetto le ha fatto però sentire ancora il portavoce del Cremlino Peskov, che proprio pochi giorni fa, in questa settimana, negava insomma che fossero stati commessi, e parlava di questi crimini, e parlava di una messa in scena per la quale necessariamente doveva Zelensky aver ricevuto l'aiuto occidentale. Insomma, questa guerra è fatta di armi, di crimini e di costante falsificazione della realtà da parte della Russia e di chi la sostiene. E la cosa mi impressiona fino a un certo punto, perché ormai abbiamo capito che questa è un po' la chiave della comunicazione di Putin. Quello che mi colpisce è la sua efficacia. Ho potuto parlare con una ragazza che vive a Bergamo, ma che ha parenti in Russia, e che mi raccontava che appunto nei contatti telefonici con questi suoi parenti russi ha scoperto che esattamente questi argomenti, cioè no, è una messa in scena, è un film, ci sono attori e comparse che fanno finta di essere morti e feriti, quella opinione è presente tra la popolazione. E quindi non è soltanto il portavoce del Cremlino che dice queste cose, ma lo pensano anche molti russi, e questo è drammatico. Allora, vedo con le...